Mombaroccio e il santuario francescano del Beato Sante diventeranno un set hollywoodiano in compagnia di tanti altri territori della provincia di Pesaro Urbino. L'appuntamento è per la primavera del 2023, data indicata dal produttore statunitense Armand Julian per l'inizio delle riprese nelle nostre terre del lungometraggio tratto dal libro Siamo qui, siamo vivi, il diario inedito di Alfredo Sarano e della famiglia scampata alla Shoah. Un volume scritto dal giornalista pesarese Roberto Mazzoli con prefazione della senatrice a vita Liliana Segre. Il film racconterà la vicenda del segretario della comunità ebraica di Milano, Alfredo Sarano, che salvò la vita ai 14.000 ebrei milanesi nascondendo le liste dei nomi della sua comunità ai rastrellamenti nazisti prima di fuggire con la sua famiglia di 7 persone a Mombaroccio. Qui gli ebrei vennero protetti dai frati francescani del santuario del Beato Sante. Determinante per la loro salvezza fu il gesto del comandante tedesco della Wehrmacht, Erich Eder. Il produttore Armand Julian, accompagnato dal coproduttore pesarese Michele Mucciacito, ha incontrato negli ultimi giorni gli amministratori del territorio che si prepara a trasformarsi in un grande set cinematografico. Siamo in una linea di quella che è il principio della memoria, che come amministrazione comunale ci siamo da subito prodigati a portare avanti. Quindi, nonché, se ricordate, qualche giorno fa la pedalata a Farchirchene, con tutto quello che è il valore della memoria che il mio territorio e i miei concittadini tengono a portare avanti. Il mio ringraziamento va alle scuole che dal principio si sono attivate con premi Luci nel Buio per la Shoah, all'architetta Iudi, all'insegnante, all'Antonia Caporice, alla Bea Vincenzi, tutte coloro, tutte le persone che dall'inizio hanno collaborato in questo percorso che oggi trova riscontro grazie ad Armand Julian, questo produttore di Hollywood che ha visto in Mombaroccio un punto di riferimento per creare qualcosa di importante, che va a valorizzare Mombaroccio, va a valorizzare i suoi cittadini, ma soprattutto va a valorizzare un territorio come la provincia di Pesaro Urbino. E quindi speriamo che sia anche di buon auspicio e da volano per Pesaro, capitale della cultura 2024, e quindi che sia di un valore aggiunto per tutta la collettività.